sono sistemi elettorali diversi e sono momenti diversi. Se ci sono stagioni di cambiamento, la gente partecipa. Se ci sono stagioni invece di quasi autoisolamento, vuoi anche perché la politica si è isolata, mettici nel mezzo anche la pandemia, è un po' più difficile. Credo che la forbice della partecipazione però sarà diversa rispetto alle elezioni amministrative, dove c'è un rapporto magari diretto, non mediato, per l'elezione del consigliere comunale, del sindaco, rispetto al parlamentare regionale e nazionale. È ovvio che dietro la domanda che mi è stata posta c'è anche un elemento di autocritica e ognuno debba servirsene, anch'io, per cominciare dal mio piccolo. Io nell'ambito territoriale ho il dovere di tifare intanto per un partito, che è il partito del territorio. E posso farlo anche assieme ad altri che possono pensarlo o possono avere anche una sensibilità politica diversa dalla mia nel momento in cui tifiamo per il territorio. Il voto politico appartiene intanto ad una valutazione di ordine personale, di sensibilità politica, una volta la chiamavano anche ideologia di formazione politica, dall'altro a un progetto di governo. Ecco, io mi auguro che il progetto di governo metta assieme forze politiche il più possibile coese e che sostanzialmente diano però in questa direzione certezza e chiarezza di nomi e di contenuti. Solo in questo modo i cittadini possono scommettere in termini di fiducia.